Ciao amici, oggi voglio verificare insieme a voi le differenze di funzionamento della nostra e-bike, modificando il parametro che regola l'intensità di corrente. Questo perché un utente del gruppo Telegram mi ha segnalato che in sostanza non ci sono differenze nell'utilizzare il parametro con intensità di corrente 4 piuttosto che 5 rispetto allo stesso parametro utilizzato con valore 12 o 18. Dunque, per fare questo test, che imposterò la bicicletta in maniera tale che l'acceleratore funzioni e mi recherò in prossimità di una salitina per verificare quali sono i differenti comportamenti a seconda di questo dell'intensità della modifica di questo parametro. Quindi, il parametro in questione il P14, che per l'occasione metterò a 1, quindi livello proprio base, e in aggiunta a questo però farò un'altra cosa: voglio modificare l'intensità con la quale spinge il motore, quindi dovrebbe essere il parametro 12, se non vado errato. Sì, il parametro 12 lo metto a 5. In sostanza questa è l'intensità massima con la quale il motore dà la sua spinta. Dunque, verifichiamo un pochettino che succede in questa configurazione. Arrivo alla salitina e vediamo come si comporta il motore nei due scenari. Quindi, primo scenario, il P14 ad 1, quindi parametro corrente uguale a 1. Ah, effettua tutti gli scenari con assistenza 5, quindi appena torna nel menu iniziale, alzo il livello di assistenza e via. Ci vediamo in prossimità dello scenario di test. Allora, amici, eccoci, siamo davanti a questa salitina che vedete. Come effettueremo il test? Allora, arriverò alla fine, più o meno dove vedete il cancello, e verificherò qual è la velocità di uscita dal cancello. In due scenari, quindi intensità di corrente uguale a 1, quindi P14 uguale ad 1 e P14 uguale a 18. Vediamo un po' come cambiano i risultati registrati. La partenza sarà sempre uguale, quindi ruota nei pressi della griglia, quindi livello 5 e solo acceleratore. 3, 2, 1, via. Dieci e 2, 10 e 4. Ora modifichiamo il parametro e lo mettiamo a 18. Quindi P14, sì, ci riuscirò. 10, 11, 12, 13, 14 e lo mettiamo a 18. 6, 7 ed 8. Quindi di nuovo ruota, il cancelletto di partenza, 3, 2, 1, livello di assistenza 5, via. Uguale. A questo punto non vorrei che ci fossero differenze al massimo. Dunque, proviamo un attimino a vedere in termini di velocità massima come e cosa cambia. Vediamo in un rettilineo lungo come cambia. Allora, box da un'estremità all'altra, provo a interrompere. In questo caso torna all'intensità 1. Provo ad interrompere e a lasciare più che altro l'acceleratore in corrispondenza più o meno dei tre quarti del box. C'è una grata, quindi alla grata lascio l'acceleratore, vediamo con che velocità ci arrivo. Tocco con la ruota dietro al box, qui alla porta, quindi salgo in sella, 3, 2, 1, acceleratore al massimo, via. Ventisei. Mettiamolo di nuovo a 18.
Intensità di corrente 18. Di nuovo, posizione di partenza. 3, 2, 1, via. Forse un pochettino più veloci eravamo adesso, però, eh. Se non mi sbaglio, eravamo sui 27,2. Allora, onestamente mi aspettavo qualche differenza più importante, magari effettuerò il test pure in uno scenario diverso, quindi al parco, magari in una salita più lunga, però alla luce di questo primo piccolo test devo ammettere che la differenza di quel parametro, quindi del parametro P14, è davvero marginale. Io lo rimetto a 7, che è il valore che voglio testare in un test di autonomia che farò prossimamente, però allo stato attuale tra 1 e 14 cambia davvero pochissimo. Vi saluto, ciao amici!